Chi ha fatto un passo indietro lo ha fatto con grande senso del dovere e anche sull'onda di una richiesta forte da parte della popolazione di cambio di direzione netto rispetto al passato. Era necessario farla, lo ha chiesto anche il governo centrale, ci siamo adeguati, il presidente Oliverio ha trovato la quadra come suo solito e andiamo avanti. La questione morale è assolutamente trasversale, deve essere tenuta in altissima considerazione della ricca Lombardia, della ricca Emilia, deve essere tenuta a maggior ragione in altissima considerazione in terre come la nostra, dove a farla da padroni sono altri poteri. Dobbiamo combattere non solo dal punto di vista di quella che è la gestione di carattere economico e politico, ma anche con una realtà radicata molto brutta. E allora era necessario fare una sterzata, il Presidente l'ha fatta, l'ha voluta fare con forza, anche col sacrificio di persone che avevano avuto ed hanno un grossissimo consenso. Senso, quindi sicuramente con rammarico da parte di tutti, perché chi viene votato dal popolo ha la priorità ed è legittimo che reclami il rispetto della propria persona, perché un avviso di garanzia, persino l'arresto, fin tanto che non c'è una condanna, devono essere tenuti in considerazione in un paese civile come elementi di un percorso che, fin tanto che uno non dimostra di essere innocente, deve essere considerato innocente. No?